C'è una soluzione per risolvere difetti visivi più gravi senza ricorrere al laser? La risposta è sì. È nata infatti all'interno del Centro Medico Specialistico CEMS di Verona una nuova unità di eccellenza in chirurgia oculistica guidata dal dottor Soldati. Questa tecnologia, attraverso l'inserimento di una piccolissima lente all'interno dell'occhio, riesce a migliorare la qualità della vita di molti pazienti. Le sigle ICL significa Intraocular Column Lens. Banalmente le possiamo tradurre come lenti a contatto intraoculare. Quindi qual è la differenza però tra una lente a contatto e un ICL? Che la lente a contatto si appoggia sopra l'occhio, mentre l'ICL viene piano piano inserita all'interno dell'occhio in modo totalmente indolore e con una procedura che dura tra i 4 e i 6 minuti normalmente. E lì rimane, non ha più bisogno di manutenzione, non deve più essere tolta, rimane a fare il lavoro della lente a contatto in modo continuativo. L'intervento è molto rapido, normalmente si fanno entrambi gli occhi contemporaneamente. L'anestesia è in gocce, completamente indolore, e già mezz'ora, 40 minuti dopo il paziente se ne va con le proprie gambe, con i propri occhi nuovi, orientandosi da solo, per tornare poi il giorno dopo, quando la situazione è già notevolmente migliorata. Il ritorno completo alle attività normali si può pianificare già dopo 3-4 giorni dall'intervento. La correzione della miopia viene fatta normalmente e sempre comunque in chirurgia refrattiva, che si usi il laser o le ICL, al momento dell'intervento, quindi se il difetto è un difetto di meno 10 diotrie, si corregge quello. Esiste sempre la possibilità di una progressione per quanto blanda, ma comunque che non si ritorna mai alle condizioni iniziali. E un altro vantaggio dell'ICL è quello che comunque è un intervento reversibile. L'ICL può essere rimossa ed eventualmente addirittura sostituita con una nuova che vada a correggere in modo completo il nuovo difetto, liberandosi da qualsiasi tipo di problema, da qualsiasi tipo di occhiale o di lenti a contatto e quindi anche dalla dipendenza di un qualcosa per svolgere le attività quotidiane. Comprensibilmente questa procedura, parlando dell'inserimento a livello intraoculare di una lente a contatto, può apparire o suonare come una procedura più invasiva rispetto al laser. In realtà la possiamo considerare più conservativa, perché a differenza del laser che va ad alterare in modo permanente ed irreversibile l'anatomia della cornea, assottigliandola o comunque plasmandola, con successo per risolvere il problema visivo, il problema refrattivo, l'ICL lascia tutte le strutture oculari così come sono. L'utilizzo di questo strumento per correggere i difetti visivi è uno step ulteriore e l'indicazione è dove non arriva il laser o laddove il laser è controindicato. Quindi, proprio per questo abbiamo messo a punto un percorso ottimizzato per selezionare i pazienti al meglio in modo tale che siano chiaramente eleggibili e possano godere della massima soddisfazione post-chirurgica, perché la qualità della vista equivale a qualità comunque della vita.